Presidente, bisogna fare presto per garantire ancora una migliore gestione dei beni confiscati. C'è questa nuova opportunità che è una grossa boccata d'ossigeno, voi siete in prima linea come ente. Sì, spesso i sindaci si sono lamentati, devo dire anche legittimamente, che per la soluzione di questo che è un problema mancavano le risorse per mettere in sicurezza il bene, per renderlo fruibile e per attrezzarlo per come era giusto che fosse per un bene confiscato. Oggi abbiamo una grossa opportunità che ci viene data dalla Regione Calabria, di cui noi facciamo parte come tavolo di partenariato, per fare appunto questa forma di coordinamento con i sindaci, per stargli vicini su un tema molto sensibile, quello del riutilizzo dei beni confiscati, riaffidarli alla collettività un bene che era stato sottratto in modo illegittimo e quindi creare attorno a queste strutture e perché no anche dei percorsi culturali di elevata portata, coinvolgendo oltre ai sindaci anche l'associazionismo che sul territorio opera spesso in condizioni di difficoltà, in difficoltà logistiche, quindi avere a disposizione delle sedi spesso è l'elemento importante per creare progetti di sviluppo.